In Eolo sono la responsabile del team People and Culture, che ha l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro inclusivo dove ogni persona possa sentirsi valorizzata nella sua unicità e contribuire allo sviluppo aziendale. Eolo si occupa principalmente di portare connettività a banda ultralarga, indispensabile oggi per lavorare, studiare e accedere ai servizi pubblici. Siamo specializzati nel portare internet non con la fibra, ma con una tecnologia che può approdare dove la fibra non c'è, mantenendo prestazioni ottimali. Se questo è ciò che l'azienda produce, la nostra missione è orientata a una vera e propria restituzione di valore al territorio. Il digital divide, infatti, oggi rischia di far perdere popolazione, interessi e valore appunto a quei territori che non vengono raggiunti da una connessione di qualità. L'importanza di affidare questi servizi all'interno di Bollate assume due significati profondi. Da un lato, c'è un tema aziendale di forte attenzione al cliente. Vogliamo infatti che i nostri clienti abbiano un contatto umano, non distaccato a prendersi cura dei loro bisogni. Inoltre, il secondo aspetto è legato al fatto che Eolo vuole continuare ad investire tempo e risorse sul suo territorio. In Eolo sono la responsabile del Customer Care, la funzione che si occupa di massimizzare la soddisfazione del cliente e fidelizzarli nel corso del tempo. Per fare tutto questo dobbiamo agire con competenza, tempestività e con un'attenzione ai dettagli. La criticità maggiore che dobbiamo affrontare nel momento in cui parliamo di lavoro in carcere è certamente legata ad una barriera culturale da superare. Spesso dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra le informazioni che vorremmo condividere all'interno dell'azienda, il voler mantenere una privacy e una riservatezza con le persone che lavorano con noi dal carcere e i pregiudizi che vogliamo combattere giorno dopo giorno. La decisione di collaborare con Before è stata accolta all'inizio con molta curiosità, perché a nessuno era mai capitato di lavorare con dei colleghi detenuti. In seguito è diventata un'occasione di crescita e di consapevolezza per tutti. Collaboriamo ad oggi con 35 persone, di cui 3 già attive su Vigevano. Siamo partiti da 6. Una di queste persone è stata inserita nella nostra azienda dopo la fine del suo periodo di pena. Le immagini che la parola carcere evoca sono spesso legate a un luogo da evitare. Pensiamo ai muri, alle sbarre, alle celle, luoghi di costrizione dove è difficile pensare ad una speranza di poter migliorare la propria vita. Pensiamo inoltre alla nostra cultura, al significato della parola prigioniero, captivus, cattività. È una radice semantica che porta la nostra mente a pensare ad eventi negativi. Avendo conosciuto invece la realtà di Before, queste barriere sono state eliminate. Abbiamo trovato un posto di possibilità e di grande speranza per un reinserimento e una riabilitazione all'interno della vita attiva. Mi piace citare una frase di Daria Bignardi che mi ha profondamente colpito. Rivolgere lo sguardo al carcere è volgere lo sguardo al cuore della società. Uno degli aspetti positivi nell'affidare il lavoro in carcere è sicuramente quello della dedizione e della qualità che gli operatori esprimono nell'assistere i nostri clienti. Questo si riflette in un tasso di soddisfazione dei clienti stessi pari al 96%. Noi crediamo che affidare un lavoro qualificato ai detenuti possa arricchire le loro competenze professionali e dar loro più chance per un reinserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, hanno modo di provvedere al proprio sostentamento e a quello delle loro famiglie.